usciamo entrambi da un convegno che si chiama Parlare Civile, nel quale tu hai avuto il ruolo di relatrice in una tavola rotonda con Anna Maria Testa e il direttore di Internazionale di Mauro, in cui tu hai portato il discorso sull'uso da parte del giornalismo e della comunicazione in genere, sull'uso di termini, di concetti, di parole legate al mondo delle donne. In particolare hai portato l'esempio del femminicidio. Ci vuoi parlare di questo, allargando anche il discorso su quello che hai fatto durante il tuo intervento, anche sull'uso del web come comunicazione poco professionale della comunicazione? Allora, per quello che riguarda il femminicidio, l'adozione di questa parola che è stata coniata alla metà degli anni 90 del secolo scorso per definire il massacro di donne che avveniva a Ciudad Juárez, è che è stato inizialmente piuttosto osteggiato, ma non solo dai media, è stato usato, è osteggiato e criticato da moltissimi altri comunicatori, inclusi comunicatori in rete, in quanto brutto. In realtà è difficile trovarne altri, almeno al momento, e non solo perché a questo punto sarebbe insensato confutare un'adozione a livello internazionale del termine stesso. Il problema della comunicazione giornalistica che riguarda i femminicidi è che fino a non molto tempo fa, perché ora le cose forse sembra stanno un po' cambiando, è che attribuivano ogni volta l'omicidio di una donna per motivi dati, una donna che abbandona da parte di un compagno, ex compagno, ex fidanzato, ex marito abbandonante, come raptus. Sbagliato, perché in moltissimi delitti non si trattava di raptus, ma di omicidi premeditati, organizzati e che a volte sono durati purtroppo delle ore. Come gelosia o amore, laddove è più insensato parlare d'amore quando si parla della morte di una donna. E ogni volta, oltretutto, nel racconto, nelle cronache di questi diritti, l'accento era posto su chi uccideva e non su chi era stata uccisa. Io ho portato, e anche nel libro scritto con Michela Murgia, ad esempio, un esempio noto, e in anni in cui ancora in Italia di femminicidio non si parlava, è l'omicidio di Marie Trintignant da parte di Bernard Cantat, suo compagno, leader dei Noir Désir, laddove i giornali italiani nel riportare la notizia Marie Trintignant non era neanche morta, ancora era però in coma irreversibile, avevano posto l'accento sulla figura di lui, sull'importanza del suo impegno, sul fatto che era a favore dei sans-papiers, e di Marie, la morta a pugni, peraltro, dicevano che era una donna che aveva avuto 4 figli da 3 uomini diversi, con uno sbilanciamento inconsapevole, fatto ma certamente in buona fede, che però porta in primo piano e porta a giustificare la figura di chi uccide. Questo da parte anche di testate di sinistra come Liberazione. Come Liberazione, che ha parlato di Cantato come di un compagno che sbaglia, ma noi l'abbiamo visto accadere ancora e ancora in tantissimi altri casi, ne abbiamo uno recentissimo che è quello di Oscar Pistorius. Allora, imparare a usare le parole per me e per Michela Murgia è il passo 1, l'indispensabile per quello che riguarda i delitti che vedono le donne come vittime e i delitti che avvengono per queste motivazioni. Perché siamo passati a parlare di web poi nel convegno di oggi? Perché il libro di cui si è parlato durante il convegno di redattore sociale, Parlare Civile, è un libro che ci insegna a tutti a dare il peso alle parole, non si parla naturalmente solo di femminicidi in quel libro, si parla di tanti termini che riguardano i migranti, si tratta di termini che riguardano il disagio mentale, cioè di termini che non vanno incasellati nella categoria del politicamente corretto, ma semplicemente di termini che devono avere un significato, un senso e presuppongono un'assunzione di responsabilità da parte di chi li utilizza per comunicare. Quello che io ho detto e di cui sono convinta è che questa assunzione di responsabilità non può e non deve venire soltanto dai giornalisti certificati, da quelli che scrivono su testate cartacee o parlano alla televisione, ma
deve essere fatto proprio da tutti i comunicatori, ovvero tutti noi, tutte le persone che scrivono sul web, sui social media, sui blog, e che devono avere la consapevolezza di star monetizzando